Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Oggi è l'Ascensione. Gesù, dopo 40 giorni in cui si è reso presente visibilmente agli apostoli, ai discepoli, alle donne che lo avevano seguito per 3 anni, in modo fedele, disponibile, si è manifestato per dire che era risorto. Quindi visibilmente è chiaro che da risorto non aveva la stessa conformazione corporale dei discepoli e di tutti coloro a cui si è manifestato. Ha mangiato, ha cucinato per loro, ha ricordato quello che aveva detto. Ricordiamo per esempio l'incontro con i 2 discepoli di Emmaus nel cenacolo, Tommaso che non credeva. Ebbene, terminati 40 giorni doveva tornare al Padre, già li aveva preparati a questo distacco comunque doloroso. E quando lui ha dato appuntamento in Galilea, al monte, probabilmente delle beatitudini, della trasfigurazione, questo monte comunque lo conoscevano bene i discepoli e le pie donne, e appena, dice l'Evangelista, lo videro si prostrarono, ma erano dubbiosi. Il dubbio, cari fratelli e sorelle, è una costante della nostra vita, non manca mai nella vita delle persone in ricerca, sensibili all'evoluzione dei tempi, al segno dei tempi. I dubbi sono come i poveri, non mancano mai. E allora dobbiamo capire che quando noi entriamo in crisi e ci vengono dei dubbi, non dobbiamo scoraggiarci, disorientarci o abbandonare. È un segno importante per noi, che ci deve porre nell'opportunità, o meglio ancora nella necessità, di pregare, di metterci in ascolto della parola di Dio, per capire cosa il Signore vuole da noi. Perché non esistono i cristiani già ben impacchettati. No.
cristiani sono fragili. Anche qui Matteo, essenziale nella descrizione, ci dice che gli apostoli erano 11. Il pensiero porta a Giuda che aveva tradito e poi si era impiccato. Quindi dei 12 ne sono rimasti 11. Se andiamo a vedere il resoconto è un po' deficitario. E chissà quanti hanno abbandonato Gesù nel corso della sequela. Difatti un giorno disse a Pietro, che era assieme ai suoi compagni, volete andarvene anche voi? E Pietro risponde, Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Non è facile seguire Gesù, perché non è facile vivere la pienezza dell'amore quando dentro di noi c'è quel germe come la gramigna che non muore mai, l'egoismo, l'individualismo esasperato, il personalismo, l'apparenza. Qui non ci viene descritto Gesù come era vestito, che volto aveva come sul monte Tabor. Ma la cosa importante che Gesù vuole qui porre alla nostra sensibilità e alla nostra formazione, dice, a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Qui si potrebbe aprire una bella conversazione interfacciata, ma non è che sia questo il luogo adatto. Gesù si fida comunque dei suoi discepoli, dubbiosi, incostanti, fragili. Perché? Perché non li abbandona mai, perché si sente amato e li ama. Perché la cosa che conta è essere onesti nel cuore. Si prostrarono, però dubitarono. Loro già in quel prostrarsi avevano riconosciuto Gesù il Signore, il Salvatore, il Risorto. Affida la missione di rendere discepoli tutti i popoli del mondo, della terra, sino ai confini della terra. Tutti. Che vuol dire che il suo messaggio, la sua parola è universale. Sono rivolte parole, carità, testimoniali a tutti i popoli. Non fa distinzione di ebrei, giudei, palestinesi, che so io, pagani, romani, no. E poi io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Però dobbiamo, cari fratelli e sorelle, adesso assumere quell'atteggiamento che si rivela a noi attraverso l'ascensione, questo moto che porta lo sguardo al cielo, il cuore al cielo, guardare il cielo, non il cielo dei miei sogni, il cielo della gloria della persona Gesù, che era disceso, si è incarnato e si era incarnato per salvare l'umanità. E allora con lui la nostra umanità viene elevata accanto al Padre, per poi ricongiungerci, tra virgolette, visibilmente alla fine dei nostri giorni. Con
con Gesù, perché lui, dicendo che non ci abbandona, che è sempre con noi, vuol dire che lui continua ad essere presente non visibilmente, ma sacramentalmente. Ed è bello questo, straordinario. Non scoraggiamoci, fratello e sorella. Noi possiamo annunciare la parola di Dio se la parola di Dio diventa nostro pane quotidiano. E non c'è bisogno di fare il professore. Basta solo prestare la voce. Ci pensa lo Spirito Santo a donarci l'energia, il fervore, il coraggio, nonostante le fragilità, per affrontare qualsiasi difficoltà, perfino la persecuzione. Perché il Signore è il Signore della vita e dell'universo. È il Signore della morte, soprattutto è l'amore incarnato, che attraverso di noi continua a vivere nella gioia. Ecco perché l'ascensione è un'espressione di gioia, perché ci fa pregustare già da adesso la festa della vita con Gesù risorto nella gloria alla destra del Padre.